ti aspettavi probabilmente di giocare qualche minuto in questa prima parte di campionato? Ma il mio non è un ruolo dove c'è un'alternanza come negli altri ruoli, quindi non ci sono state partite dove mi aspettavo di giocare qualche minuto. C'è da dire che davanti a me non c'è l'ultimo arrivato, quindi questa è una cosa che da una parte mi inorgoglisce, avere davanti un portiere importante appunto come Albano. Se ci fosse stato un altro tipo di portiere, magari la mia rabbia poteva essere diversa. Invece adesso sono con un portiere da cui posso imparare, che ha fatto una carriera straordinaria, perciò lavoro, aspetto il mio momento. Dentro di me non mi sono mai sentito un secondo, io ho sempre giocato quando ho meritato, non giocato quando forse non ho meritato, e sono abituato appunto a lavorare al massimo. L'importante è che arrivi questa salvezza. A gennaio potresti chiedere di essere ceduto? Il mio obiettivo è rimanere a Pescara per molto tempo, vorrei ritagliarmi uno spazio importante e diventare, il mio sogno, il mio desiderio è quello negli anni di diventare un portiere che è importante nella storia di questa squadra, perché questa società mi ha dato tanto e io mi sento che devo contraccambiare ancora molto. Ho fatto una finale persa, un altro campionato l'abbiamo vinto, qualche cosa di importante è stato fatto già in questi 2 anni. Adesso la terza pagina di questa mia storia nel Pescara deve essere assolutamente la salvezza, non voglio pensare al contrario, perciò al di là dei miei minuti fino ad oggi io credo nelle mie qualità, non so quando sarà possibile poter dare il mio contributo, ma io voglio rimanere nel Pescara.